mi complimento con il signor sindaco, di cui conosco da tempo la passione. Mi ricordo che insieme andammo a chiedere soldi al presidente della provincia. Mi complimento naturalmente con Sandra Lapenna, di cui conosco la passione, gli slanci, ecco, in tutti i sensi, e anche con tutti coloro che so, magari più silenziosamente, in questo momento non abbiamo ricordato, ma hanno dato il loro contributo a questo notevole lavoro. Grazie a tutti di essere qua. Grazie a te. Allora, il nostro Presidente è d'accordo, passeremo subito diciamo ai lavori, in modo tale che il Presidente può apprezzare anche il lavoro che è stato fatto e poi sarai Presidente a chiudere. Io mi sono limitato nel mio intervento, che poi nell'attesa l'ho fatto perché non potevamo più far aspettare, che quello che abbiamo fatto finora l'abbiamo fatto sempre con sinergicamente insieme a province e regioni. Abbiamo sfruttato delle delibere CIP, abbiamo sfruttato dei BIT e aspettiamo il nuovo bando dei BIT, quindi voi ci direi qualcosa per quanto riguarda il bando che poi è stato spostato a causa dell'evento calamitoso dell'Aquila. E poi ho ricordato che la gestione dal 2006 ad oggi è stata possibile, la gestione dell'area del museo è stata possibile solo grazie all'intesa, con l'intesa che abbiamo sottoscritto con la provincia, che mi auguro che con la revisione di bilancio la provincia rifinanzi per darci una mano, altrimenti da soli non ce la facciamo. Sono limitato a questo, quindi adesso il progetto lo vedremo insieme e poi i commenti li faranno. Grazie. Allora, passiamo direttamente ai lavori. Inizia la dottoressa Sandra Lapenna, noi ci spostiamo e i professori si spostano da quest'altro lato, quindi, perché i posti non ci sono, quindi recuperiamo, va bene? Grazie. Do il benvenuto, sono contenta di vedervi numerosi. Siamo in una tappa di questo percorso che viene da molto lontano e abbiamo lavorato anche tenendo presente questa prospettiva e questo progetto che oggi ho l'onore di vedere realizzato. Probabilmente l'attesa ha consentito di cogliere ancora meglio le tecnologie nuove, perché se l'avessimo realizzato in passato non sarebbe stato a questi livelli. Voi dovete pensare che il primo intervento è avvenuto qui nel 1990 con la costituzione, almeno per quanto mi riguarda, del parco archeologico di Iuanum. Era stato realizzato il museo con una legge, con la 64 della Cassa del Mezzogiorno, era rimasto lì a lungo. Non si sapeva se metterci una bomba oppure mitigarne l'impatto, e abbiamo optato per quest'ultima scelta per non vanificare l'impegno pubblico che c'era stato. E quindi abbiamo cominciato con questo primo intervento della costituzione del parco. Fin da allora avevo questa prospettiva di ricostruzione, quindi uno dei primi atti che fu fatta la pianta di tutta la città con un rilievo strumentale e poi con il disegno a mano di tutto il basolato, quella della strada, tutti gli elementi presenti, e che ho messo quasi da parte. Però finalmente avevamo uno strumento, una base come dire, scientifica, tecnica per proseguire, perché c'era un problema di vecchi rilievi, dell'asse del teatro rispetto ai tempi, tutta una lunga questione a quale abbiamo messo fine, diciamo. Poi io pensavo a una ricostruzione virtuale sempre del monumento, però abbiamo dato una ricostruzione dei templi sul pannello che li spiega, insomma quella pure è una base cogliendo degli elementi tecnici che non erano stati colti precedentemente, siamo riusciti a offrire una ricostruzione grafica.
E il punto è questo, insomma, una volta allestito il museo, che finalmente ha reso visibili i reperti che altrimenti sarebbero rimasti ai magazzini, recuperata la struttura, abbiamo fatto le cose, come dire, essenziali, abbiamo restaurato i muri, le murature che erano, avevamo crolli moderni che si erano aggiunti agli antichi, era un po' una sorta di cosa, e abbiamo anche verificato con alcuni saggi che non c'erano, non erano conservati degli elementi importanti decorativi, gli intonaci, i pavimenti, delle cose, perché avevamo pensato anche a coperture poi modulari, ma mancando tutto questo, diciamo, era importante, come dire, aiutare il visitatore in una maniera utile, come dire, perché il tecnico vede le rovine e se le immagina, cioè i confronti li fa già immediatamente, per cui identifica il monumento, ha i confronti con altri, riesce a alzarli, anche se c'erano dei dubbi che poi ha risolto l'architetto Varagnoli, perché non si sapeva l'altezza, com'era originariamente la basilica, c'erano dei problemi tecnici che io non riuscivo a capire, ne abbiamo poi parlato, ho parlato, non mi ha convinto di alcune scelte operate, per cui diciamo che il livello scientifico è attendibile, preciso fino a un certo punto, poi siamo andati oltre per la comprensione un po' di tutti. Allora, che è successo? Noi abbiamo lavorato tra l'altro per sviluppare questo, per, come dire, promuovere turisticamente questo sito, quindi abbiamo lavorato per creare il parco culturale del Sacro Aventino, abbiamo fatto uno studio di fattibilità, una fatica, vi dico, non immane, cioè non facile immane, che però poi non si è tramutato come al solito in un finanziamento. Però noi testardamente siamo andati avanti cogliendo tutte, intanto mi sentite, no? Tutte le opportunità finanziarie che ci venivano date. Cioè l'aver dimostrato di essere stati capaci a progettare, a realizzare, ci ha dato credibilità in ambito locale, quindi i progetti sono nati dal basso, abbiamo lavorato col patto Sacro Aventino, è stato un raccogliere la sfida della comunità europea che ci ha dato finanziamento, primo finanziamento per il museo, perché dice perché la sovrintendenza non se lo fa da solo, che poi non si sa come si gestisse e come si va avanti, e noi abbiamo raccolto sempre le sfide e siamo andati avanti. Allora questa è una chicca in più che vogliamo aprire, cioè quale? Allora, poi c'è stata, e qua dobbiamo ringraziare Coletti, insomma, che quando c'è stata la mostra lì a Pestum per il turismo archeologico, la fiera per il turismo archeologico, la provincia ha preso uno stand e ci invitò ad andare come sovrintendenza, e abbiamo fatto una buona proposta, e l'Abruzzo si presentava per la prima volta a Pestum, lo stand ha avuto un successo, anche con poco, però siamo riusciti a proporci, e girando fra gli stand ho visto la proposta dell'ingegner Naccarato che dalla Calabria proponeva questo sistema di ricostruzione virtuale che si poteva fruire visitando il sito, nel senso che, poi lo mi sarà detto, insomma, a me, ma che ho convinto, perché non era un gioco, un'immagine da fruire in uno spazio chiuso, perché noi possiamo pure, noi abbiamo il video, lo potremo vedere al museo, ma quando ti trasferisci nell'area archeologica, fare questo salto mentale, riconoscere che quelle ricostruzioni si riferiscono a quei quattro muri, parte la monumentalità del foro che di suo è molto chiaro, insomma, ma per il resto è difficoltoso sempre. Allora, questo fatto di poter attivare tramite il GPS delle immagini che ricostruiscono i monumenti che noi vediamo lì ridotti a rudere, dovrebbero aiutare il visitatore. E quindi per oggi vogliamo questo, non mi voglio dimenticare. Grazie. Quello che invece il progetto di cui questa sera, per cui questa sera insomma ci troviamo qui, che è la ricostruzione tridimensionale legata a un programma multimediale di viaggio virtuale. Perché insomma questo titolo può sembrare molto complesso, in realtà nella sua visione è semplice, ma non è stato nella realizzazione. Perché, partendo ovviamente, come ha già ricordato la dottoressa Lapenna, la base scientifica è fondamentale.
È ovvio che a Iuvano, rispetto ad altri siti archeologici, c'è veramente poco, ma non, senza andare a scomodare Pompei o altre cose, ma anche rispetto ai siti nostri come Schiavi, di cui vedremo degli esempi, quadri, eccetera, sicuramente Iuvano dà più difficoltà già a noi, tra virgolette, tecnici, figuriamoci a un ragazzo che magari viene con la scuola, eccetera. Allora, il prodotto finale che noi, diciamo, quindi sapevamo qual era il punto di partenza, ma è stato complicato capire quale poteva essere il punto di arrivo. Cioè, a chi destinare questo progetto, cioè questo, sì, questo progetto, questo risultato, come, che taglio dare, perché poi diventa complicato quali riferimenti mettere, fin dove spingerci nella ricostruzione che si presume potesse essere quella giusta, e quando andare a ipotizzare, no? Prendendo altri esempi, la Civitella era più nobile, ma Schiavi e quant'altro. Allora, fino a un certo punto ci siamo spinti, dopodiché abbiamo deciso di, ovviamente, sempre sotto la direzione, di non andare oltre, anche se sarebbe stato interessante poi andare a mettere dei paramenti colorati, perché sappiamo che c'erano stucchi, però diciamo in quel senso non abbiamo voluto, tra virgolette, rischiare. Insomma, quindi il punto finale è stato quello di creare un prodotto didattico, divulgativo, che potesse servire, come ha già ricordato Sandra, a chi non è così dentro questa materia. Le aree di cui ci siamo occupati è in primis i templi, con il tempio maggiore e il tempio minore. Poi vedrete una sequenza che va verso il foro, quindi quasi seguendo la strada ideale. Un esempio di taverna, quello che poteva essere, per dare un'idea, per poi arrivare ovviamente alla basilica, insomma, con il culto, diciamo, dell'imperatore, quindi passare quello che era il culto della divinità, fino arrivare al culto dell'imperatore, con un piccolo cenno sull'iscrizione. Le varie fasi sono state, noi abbiamo chiamato in questa slide, voi vedrete il rilievo indiretto, e per noi è riferito ovviamente al materiale, all'amore di materiale che ci ha fornito sull'intendenza, però è chiaro che è per noi è stato un rilievo indiretto, nel senso che non l'abbiamo eseguito direttamente, ma per chi ci ha lavorato ovviamente onore al merito, insomma. Per cui non è quell'indiretto, non è minimale ovviamente per sminuire il lavoro degli altri, ma perché per noi è stato un rilievo indiretto, perché acquisito. Poi c'è stato un rilievo quindi con il rapporto alla selezione dei dati archeologici, quindi andare anche al magazzino del parco archeologico di Iuvano, misurare fisicamente alcuni elementi, quelli ovviamente consigliati dalla dottoressa, valutare quelli che potevano essere gli elementi stilistici, estetici, con il professor Malagnoli, che poi dirà lui, per poi arrivare alla produzione del prodotto, quello, la cosiddetta digitalizzazione, dei documenti cartacei, e alla modellazione e grafica con le texture. Vi ripeto, per chi non è dentro la texture, è l'applicazione di un materiale su un modello tridimensionale che dia il più possibile, rende il più possibile veritiero quello che è il prodotto, quello che era, insomma, o che dovrebbe essere il prodotto finale in caso di un modello futuro. Questo è alcuni elementi, quindi poi anche la scelta di utilizzare, di misurare di alcuni elementi e alcuni altri, nasce così un modello tridimensionale che poi adattato verrà utilizzato ed è stato utilizzato nella ricostruzione. Queste sono le varie fasi che vi dicevo, ovviamente le indagini bibliografiche, rilievo indiretto, quello di cui parlavo prima, le comparazioni tra i vari templi, eccetera, la scelta critica, la riproduzione tridimensionale e la creazione dei modelli. È ovvio che in questa fase, tra la ricostruzione tridimensionale e la realizzazione del modello con la texture, si inserisce quel discorso dell'ingegnere Narcalato con la sua struttura, che interviene in una fase intermedia rispetto al prodotto che vedrete questa sera, cioè senza tutta quella massa di voluce, di materiali di renderizzazione che renderebbe il supporto è troppo pesante, diciamo, tecnica è troppo pesante, quindi non riuscirebbe a girare e a dare una fruizione del parco archeologico così interessante, immediata, come invece avverrà con dei modelli più snelli, quindi senza la renderizzazione finale che vedremo più avanti. Questi sono esempi, questi sono dei reperti che sono Torricella Peligna, quindi c'è stato anche questo elemento per
reinserito. Questo è il cosiddetto rilievo indiretto di cui vi parlavo, ovviamente fatto da chi ci ha preceduto, ovviamente archeologi, eccetera, non entro nel merito. Anche questi diretto, indiretto e poi ovviamente indagini bibliografiche. E questa poi la trasposizione, che cos'è un modello tridimensionale e dove verrà poi applicato. Questa è una prima, questo parliamo uno studio iniziato già qualche anno fa, dove le varie proporzioni abbiamo cercato di capire, in questo caso nel foro, questo più grande, la basilica, i porti, cioè quali potevano essere le giuste proporzioni in base ai reperti, quindi il diametro della colonna, la sua altezza, eccetera, e questo ovviamente il professor Panagnoli è stato competente, ovviamente. Questo ovviamente siamo sempre in fase embrionale, abbiamo i primi studi, adesso io l'ho inserito per capire che cos'è un percorso e dove siamo arrivati, quindi non è stata una cosa molto semplice. Questa è la creazione dei modelli, queste prime fasi, togliere, mettere, poi vedrete più avanti delle immagini, una fase successiva, intermedia, questo abbiamo un modello pregiato molto più completo. Devo dire che nella fase della ricostruzione, tra le vari dubbi dove andare a finire, c'è stato quello importante della pavimentazione del foro. Se inizialmente una strada era stata quella di riportare le pietre esistenti, quindi con rilievo archeologico, diciamo così, e integrarle con delle texture. Però questo avrebbe, tra virgolette, falsato quello di una ricostruzione virtuale, la parola stessa virtuale dice tutto. Per cui abbiamo deciso di eliminare l'esistente e costruirci virtualmente sopra. Queste sono cenni di Ioanno, quella storia, il teatro, quello non dico, ci sono chi ne sa molto più di me, qui non mi soffermo in modo particolare su questi cenni. Questa è bell'area per chi non conosce il foro. Questa è la storia di questi sono punti, parte da teatro che è oggetto di questo beat di cui si ricordava prima, che temporaneamente è fermo, in basso ci sono poi questo è il foro, va bene per chi non lo conosce. Questa è un'immagine anticipata così, di quella che è la nostra ricostruzione virtuale cosiddetta renderizzata, cioè dove c'è, è la fase, diciamo, adesso è anche animata, abbiamo aggiunto dei personaggi così per far capire un po' quello che poteva essere un foro. Quindi vedete le statue, vedete l'iscrizione, vedete sulla sinistra, sulla destra i carretti dove c'erano le taverne, quindi botteghe, quindi un ambiente vivo, no? Quello del tempo. E questa è un'immagine renderizzata, diciamo, finale del prodotto che, come dicevo, è una fase avanzata rispetto al modello animazione GPS che vedremo proprio sul sito, proprio il sito archeologico, adesso non parlo di nuovo. L'edificio in fondo della basilica. L'edificio in fondo viene la basilica, perché e questa praticamente la basilica era la parte qui in basso con l'ostio absidato. Questa è una slide dove c'è la ricostruzione, che è il pannello che è prodotto al museo e che potrete ammirare per chi non lo conosce, dove praticamente i privati o praticamente danno dei contributi per fare dei lavori, in questo caso per la pavimentazione del foro. Era il mio capitone fino a dove la pavimentazione. Questo è sempre un rendering, però per farvi capire, una fase intermedia, non quello finale. Vedete che qui si vede ancora la sconnessione della pavimentazione, perché eravamo ancora nella fase se mostrare quello che è oggi, cioè la realtà diciamo della pavimentazione esistente. Poi invece questa è stata superata perché una ricostruzione virtuale, quindi ecco, questa è la situazione, la ricostruzione con il paramento a terra, non è più un volume ma è una texture, cioè un materiale come una fotografia messa sull'immagine, poi con i programmi di renderizzazione di animazione si ottiene un risultato molto veritiero, cioè un'ipotesi, una virtualizzazione. Questo è un altro scorcio della basilica con il foro. Questo è insomma un po' quello che è la trasposizione di quello che vede il visitatore e quello che invece
presumiamo molto, insomma, penso in maniera abbastanza attendibile, almeno nei volumi, nelle forme, insomma, di una ricostruzione virtuale. Questo è una cosa, anche questo in animazione. Questo è l'interno della basilica con le semicolonne addossate alla parete, di cui si possono vedere la parte inferiore, ancora lì sul sito, come vedete la sua foto di sinistra. Queste due immagini a destra è una fase intermedia del lavoro, quindi anche lì è l'ipotesi del colore, del cassettonato, cioè sono tutte cose che sono state tolte o aggiunte in itinere, insomma, quei confronti, gli incontri che abbiamo fatto, tutti verbalizzati, per evitare di ripetere le stesse cose, insomma, si è aggiunto un prodotto finale. Questa è una perna e questo è uno scorcio, insomma, del porto. Anche qui, alcune immagini, fasi precedenti, non c'era il cassettonato, c'era la capriata, insomma, ci sono tutta una serie di operazioni, di passaggi che sono stati fatti. Questo è un esempio, insomma, di una taverna interna, insomma, con dei lavorati con quello che poteva essere, insomma. Queste sono immagini tratte anche dal video, quindi quello che vedete in animazione virtuale. I temi sono nella parte, diciamo, in questo caso, e questo è, diciamo, le foto ovviamente a situazione reale, questa è una ricostruzione, anche questa in una fase non definitiva, quindi col fotomontaggio delle montagne reali, e questo, insomma, è quello che la percezione che probabilmente si aveva con lo sfondo naturale, insomma, sicuramente. Quindi, questa è ancora una fase intermedia del lavoro dove sono stati aggiunti tutti gli elementi, e questo, diciamo, è il prodotto finale che vedrete nella ricostruzione, con la percezione del rapporto del foro con l'acropoli e con i tempi. Poi ovviamente, vabbè, tutta la parte. Io adesso ringrazio per l'attenzione, mi fermo, passo la parola a professor Guaragnoli che insomma ti. Allora, dato che mi pare che il tempo rimasto sia pochissimo, forse è giusto qualche immagine a scorrere così, ma volevo soffermarmi su questo tema della ricostruzione, perché chiede alla facoltà di architettura, in fin dei conti, un'operazione di questo tipo, e perché capite bene che non è automatico passare da quei resti scarsissimi che vediamo giù in fondo a un prodotto che permetta di capire un funzionamento a tre dimensioni, anche un funzionamento in qualche misura statico. E allora la ricostruzione diventa fatalmente anche un po' riprogettazione, se vogliamo, e il valore di questo lavoro, e qui ringrazio sia la sovrintendenza, la dottoressa Lapenna, sia l'architetto Carlo Di Prinzio, il valore di questo lavoro consiste nel fatto di aver sfruttato il mezzo virtuale per far capire tutta la provvisorietà di questa costruzione in qualche misura, tutta la progettualità e quindi anche la possibilità in futuro di inserire, di modificare i rapporti che fino adesso sono stati individuati. Per dirvi, per esempio, se torniamo su alcune delle immagini del foro, una delle caratteristiche delle difficoltà era quello di, ecco, per esempio questa immagine. Naturalmente, se voi andate sul sito trovate sia la pavimentazione, trovate certamente lo spazio del portico, ma non trovate le colonne. Allora il problema è stato quello di individuare all'interno dei resti che sono conservati nell'antiquario quelli che meglio si adattassero al sito delle colonne che ancora oggi sono visibili. Naturalmente nulla esclude che in un futuro troviamo altri resti che ancor meglio si adattino e ci informino in maniera ancora più pertinente di questa architettura, ma per esempio qui usciva fuori un rapporto molto interessante tra il diametro della colonna e la sua altezza, che poi portava ad un intercolumnio molto
largo come quello che qui vedete, che quindi poi portava a ipotizzare la presenza di architravi lignei, che sono frequentissimi in questo tipo di architettura, e poi persistono in qualche modo anche nell'architettura abruzzese successiva. Oppure, ecco, per esempio qui un grosso problema è stato rappresentato dalla cosiddetta basilica, dalla basilica. Perché questo? Perché dell'edificio, vedete, conserviamo pochissimi resti, anche con molte reintegrazioni dovute a campagne di restauro, e è ben difficile quindi capire come potesse svilupparsi in alzato. Però, per esempio, la scarsa rilevanza dello spessore murario ci ha fatto subito ipotizzare che fosse piuttosto improbabile che fosse coperta con una volta, quindi pensare ad un tetto a capriate probabilmente coperto da un soffitto a lacunari. Ovviamente siamo perfettamente consapevoli che possono essere questo, ma l'informazione tipologica, e quindi in qualche modo, appunto, ripeto, progettuale, è un po' quella che proponiamo, ma mettendo a sistema tutte le varie informazioni escono anche fuori dei dati interessanti. Per esempio, qui vedete che le basi di queste semicolonne che sono integrate con il muro di fondo, abbiamo provato a ricostruirle, e dalla ricostruzione emerge in maniera abbastanza evidente che soltanto il muro di fondo aveva questa disposizione architettonica colonnata, e perché non esistono resti sulle altre pareti. Allora, che può succedere? Probabilmente forse erano dipinti in stucco o erano raffigurati in maniera posticcia, questo non lo sappiamo, ma l'idea è che la parete di fondo di tutta questa vasta piazza con questo colonnato che rimarca fortemente l'asse prospettico di questo complesso fosse poi conclusa da questa grande facciata, sia pure interna monumentale, insomma, quadrava con un certo tipo di architettura romana del periodo, che insomma, se pensiamo, con tutta la sequenza dei fori che conosciamo sia a Roma sia nelle province, in qualche misura ci sembrava confermata. E per esempio anche qui il problema della ricostruzione del fronte della basilica. E naturalmente questa basilica non aveva finestre, da quello che possiamo capire dagli scavi, dai resti. Allora, provando a rimontare un portico, come vedete qui in prospetto, era nata l'idea che potesse esistere un attico finestrato, come quello che vedete, che poi viene confermato dalla ricostruzione di molte basiliche in centri minori dell'Impero Romano. Un esempio abbastanza simile, al quale ci siamo chiaramente ispirati, a quello di Alba Fucens, che è stata ricostruita più o meno come quello che vedete, e molto importanti sono stati i siti archeologici virtuali di molti siti spagnoli, Segovia in particolare, che è una città interessante nel centro della Spagna, che ripropone assetti di questo tipo, che ci sembravano appunto adattarsi molto bene a questa situazione. E qui scattava però un problema ulteriore, cioè: una volta stabilita l'altezza dei colonnati laterali, una volta individuato anche questo pronao sul fronte dello soporto, sul fronte della basilica, che rapporto c'è fra queste due strutture? Qui è stata una questione appunto lungamente dibattuta, abbiamo diverse ipotesi, ma è chiaro che questi due ordini sono troppo diversi per poter essere connessi da un'unica struttura. Veramente ci saremmo trovati di fronte a una sorta di conflitto angolare interno, cioè una discrasia molto forte tra due ordini molto diversi. Abbiamo preferito che una soluzione che interrompesse il portico minore sulla facciata della basilica e lasciasse libero il portico. Ovviamente sono scelte delle quali in qualche misura ci assumiamo le responsabilità, che sono fondate su una interpretazione di dati filologici, ma il mezzo virtuale ci consente in futuro poi di proporre, se troveremo altre soluzioni, appunto delle scelte più adatte al sito. E anche è stato accennato per esempio ad un problema che pone la ricostruzione di questo tipo: in che epoca la collochiamo questa ricostruzione, no? Cioè, immaginiamo di entrare nel foro subito dopo la sua costruzione, oppure al momento della massima espansione del centro, cioè qual è il tempo nel quale ci collochiamo per vedere questi edifici. E qui è stata scelta una situazione un po' astratta, e qui è stato prima accennato
dall'architetto Gallo, perché se avessimo, ecco, se fossimo dovuti partire da una situazione di fatto è molto più complessa e lo strumento informatico è ancora un po' rigido per seguire questa, la complessità della situazione attuale, quindi abbiamo optato per una situazione intermedia che suggerisse un certo effetto senza però entrare proprio nello specifico della resa della pavimentazione. E da ultimo, forse un pochino indietro per quello che riguarda i templi, che sono, ecco, quelli forse in qualche misura più complessi, perché lì i resti erano effettivamente molto molto ridotti e queste sono appunto delle vedute di passaggio, non so se possiamo vedere quella in cui, ecco qui, vedete che per esempio uno dei problemi è stato quello di ridurre la forza dei colori, dell'immagine visiva virtuale che è troppo urlata per certi aspetti, e quindi ricondurre tutto anche a toni cromatici che fossero quelli dei materiali in uso dell'epoca, anche se ovviamente abbiamo difficoltà nell'indicare proprio lo specifico delle tessiture materiali. Anche in questo caso per esempio ci siamo basati su un ordine architettonico che poteva essere apparentato con quello del foro, quindi con una sorta di una base attica piuttosto rudimentale, con due tori, con due forme tondeggianti che si avvolgono alla base della colonna, ma proprio adesso con la dottoressa Ravena stiamo vedendo che quei resti all'interno della casa che è stata restaurata recentemente potrebbero per esempio andare molto bene in questa ricostruzione dell'ordine, quindi già si apre una prospettiva diversa di studio, di lavoro e di riflessione. Per il resto, per i tempi ci siamo appoggiati sulla ricostruzione già presentata dalla sovrintendenza nei pannelli esplicativi che sono lì posti sul sito, ma vedete per esempio un altro effetto positivo della ricostruzione virtuale, questo discorso di tipo quasi urbanistico o paesaggistico, cioè riusciamo a capire i rapporti specifici e reciproci. Chiaramente dobbiamo pensare alla possibilità di un tessuto abitativo minore, che in questo caso non viene inquadrato, ma certamente questa visibilità forte dei templi della Piazza del Foro è una delle immagini che più ci attestano del tipo di architettura, del tipo di controllo spaziale che gli architetti dell'epoca avevano su questo complesso. Quindi, ecco, qui mi viene anche ad osservare alcune notazioni su certi colori che erano stati provati. Ricordo la presenza di alcune tracce di intonaco rosso che era stato rintracciato in alcuni punti, e quindi si era pensato in una fase anche di provare a replicarlo su tutte le pareti delle taverne. Poi le scelte sono state poi di altro tipo. Insomma, ecco, capite questo discorso di work in progress, un lavoro continuamente, che può essere continuamente messo in discussione. E un'altra messa in discussione, qui mi riferisco all'ottimo lavoro di Marco Erna e Anita Zuccherini, il video, perché noi possiamo sì capire un po' un prospetto, capire una facciata, ma poi dietro se andiamo a guardare che succede. Allora il video che vedrete è piuttosto cauto, non spingiamo questa ricostruzione fino ad esiti completamente televisivi, perché vogliamo far capire che si tratta appunto di un prodotto scientifico che viene disposto ad una continua revisione e che deve essere percepito appunto con una certa attenzione. Non si tratta di uno spettacolo così appunto televisivo, ma della resa il più possibile aperta a un pubblico più vasto di risultati appunto scientifici. E quindi, ecco, concludo con questo discorso: la ricostruzione non è un fatto così matematico, è un fatto che in qualche modo costruisce anche la storia che noi leggiamo nel passato, e il modo di vedere certi edifici ci condiziona profondamente. Nelle immagini che non vi ho mostrato, ma insomma buona parte dell'immaginario collettivo che noi abbiamo della fase romana deriva purtroppo, bene o male, da certi film hollywoodiani, che a loro volta derivano da altre ricostruzioni virtuali fatte di carta e di colori, eseguite alla fine dell'Ottocento da archeologi e architetti in giro per l'Europa. Quindi c'è veramente un condizionamento reciproco tra noi
del nostro passato per quello che riguarda la ricostruzione, e quindi non era neanche sbagliato l'accenno fatto più volte alla situazione dell'Aquila. Anche avete letto in molti giornali che dobbiamo comunque ripartire da una ricostruzione filologica per poi fare delle osservazioni progettuali, per fare dei miglioramenti certamente, ma dobbiamo comunque rimettere i punti sulle i di questa storia che stiamo rischiando di perdere per la città dell'Aquila. Grazie a tutti.